Messermans è conosciuta per essere stata l'amante di Lenin. Ora, al di là della curiosità morbosa che riguarda aspetti della vita privata del capo bolscevico, la figura di Inés Hermant è importante per il suo pensiero politico e per essere stata una protagonista indiscussa del partito bolscevico negli anni della rivoluzione. Inés Hermant nasce Elisabeth Stéphane nel 1874 a Parigi, figlia di un mediocre tenore dell'opéra comique, Théodore Stéphane, e di Nathalie Wild. A 5 anni è orfana ed è affidata alla zia Sophie, la quale lavora a Pushkino, un villaggio nei pressi di Mosca, come istitutrice presso la famiglia degli Armand, famiglia di origine francese di imprenditori del tessile, molto ricchi e molto generosi, tant'è che consentono alla piccola Elisabeth, detta Inés, di vivere e poi di studiare presso la loro famiglia. Elisabeth Inés, alla russa Inessa, vive appunto per molti anni in questa nuova realtà e studia non solo nella biblioteca paterna, ma anche successivamente al liceo di Pushkino, dove si diploma come istitutrice. Nella biblioteca paterna ha il suo primo innamoramento politico-sociale, che è il tolstoismo, da cui si distaccherà presto però. Nel 1893 il primogenito Alexandre Yevgenievich Armand la chiede in sposa, i due si sposano, avranno 5 figli, anche se il matrimonio non sarà particolarmente felice. I due coniugi hanno attività filantropiche, lui nella costruzione di scuole e ospedali, lei in 2 società per la protezione della donna. Entrambe le società si occupano di prostituzione, di togliere le prostitute dal loro lavoro sulla strada e di educarle. La sua attività filantropica durerà una decina d'anni, fino a quando non fallirà nell'anno 1903. Inessa capisce perfettamente il motivo per cui fallisce la sua attività filantropica. Ed è il fatto che le attività filantropiche senza diritti sociali non producono risultati apprezzabili. Tutto questo insieme agli innumerevoli ostacoli burocratici che le società per la protezione della donna incontrano. Nello stesso anno, 1903, fallisce il suo matrimonio perché lei si innamora di suo cognato Vladimir, di 11 anni più giovane, ma il marito non se la prenderà più di tanto. Il marito continuerà a occuparsi della sua famiglia, di sua moglie e dei suoi figli, ma da distante. Sempre nel 1903 fallisce, o meglio, in essa ha una delusione nei confronti di Lev Tolstoi, perché interpellato da lei stessa sulla società per la protezione della donna, cioè sulla lotta contro la prostituzione, Tolstoi risponde con frasi fataliste sul fatto che la prostituzione è sempre esistita e sempre esisterà. La nuova Inés Armand, che esce dall'anno 1903, è una Inés Armand legata sentimentalmente a Vladimir ed è un'Inés Armand di idee più radicali, perché legge e viene folgorata dallo sviluppo del capitalismo in Russia di Lenin. In seguito racconterà di essere immediatamente divenuta bolscevica, in realtà oscillerà per qualche tempo tra menscevismo e bolscevismo, e d'altra parte dobbiamo capirla, per un neofita le differenze dottrinali fra le varie anime, come si direbbe oggi, dei partiti socialisti, non sono cosa semplice. Come è noto, nel 1905 c'è il primo tentativo di rivoluzione in Russia, il tentativo fallisce, e in essa partecipa a questa rivoluzione in qualità di propagandista.
subirà 3 arresti. Ed ecco che interviene il marito. Per 2 volte il marito riesce a farla liberare, il marito è un uomo potente e ricco. La terza volta invece non ci riesce. Siamo già arrivati nell'anno 1907. Nell'ottobre Inessa viene condannata a 2 anni di esilio da scontarsi nel villaggio di Mesegn, che si trova nella regione di Arkhangelsk, siamo un grado a sud del circolo polare artico, un territorio assolutamente inospitale. Dei 2 anni Inessa se ne farà solo 1, perché nell'ottobre del 1908 lei scappa da Mesegn, si rifugia prima a Mosca, poi a Kiev e poi espatria in Francia. Inessa, esule in Francia, impossibilitata a ritornare in Russia, va a studiare a Parigi, da buona marxista studia scienze economiche, e conosce i circoli socialisti, gli emigrati russi, in particolare Lenin. E qui inizia quella famosa storia d'amore con Lenin che conosciamo grazie a numerosi pettegolezzi e anche grazie a informative della polizia, sia della polizia russa che della polizia francese. Avrà un ruolo molto importante nel partito bolscevico che nascerà. Dapprima sarà traduttrice dei discorsi di Lenin, utilizzando le sue numerose conoscenze linguistiche. In secondo luogo, Lenin la manderà da un capo all'altro d'Europa a fare propaganda, proprio grazie alle sue conoscenze linguistiche. Cito un episodio di questi anni che a mio giudizio è molto interessante per quello che succederà in futuro. Ed è questo: nel 1913 a Poronin, Inessa e Nadezhda Krupskaya, la moglie di Lenin, con cui hanno un ottimo rapporto, propongono al partito di istituire un giornale dedicato alle lavoratrici. Il giornale si chiamerà Rabotnitsa, appunto la lavoratrice in italiano. Durerà qualche mese nel 1914. Quello che conta non è il giornale in sé, quello che conta, a mio giudizio, sono le resistenze dei leader bolscevichi. Perché il marxismo ortodosso concepisce la questione femminile solamente in quanto parte della lotta di classe. Questione femminile che invece Inessa Armand e Nadezhda Krupskaya concepiscono a sé stante. Infatti Inessa Armand si occupa di questione femminile sin da quando svolgeva attività filantropica, da giovanissima. C'è sempre in questi anni un interessantissimo dissidio epistolare fra Inessa e Lenin a proposito del concetto di amore libero. Inessa lo intende come libertà di scegliersi il partner, Lenin capisce semplicemente la libertà di adulterio e di rapporti extramatrimoniali e mostra di avere pregiudizi stranamente borghesi per un leader bolscevico. Nel 1917, come è noto, avvengono 2 rivoluzioni in Russia, una a febbraio contro lo zar, una a ottobre ad opera dei bolscevichi contro il governo provvisorio. Per tornare in Russia, Lenin si affida ancora una volta alla sua servitrice, o per usare un termine contenuto nella biografia di Elwood, alla sua Girl Friday. Evidente riferimento Girl Friday al venerdì di Robinson Crusoe, in inglese Man Friday. È infatti Inessa a doversi occupare dei passaporti, che saranno fondamentali per il viaggio che porterà il gruppo di rivoluzionari guidato da Lenin dalla Svizzera alla Germania, alla Svezia, alla Finlandia, fino all'arrivo nella stazione Finlandia, appunto, di Pietrogrado. Un particolare: a questo viaggio appartiene l'unica fotografia che ritrae insieme Lenin e Inessa Armand. Sono insieme a tutti gli altri rivoluzionari, peraltro.
Nel prosieguo dell'anno 1917 Ines Armand ha un ruolo piuttosto marginale, le sue qualità non sono particolarmente adatte alla presa del potere, saranno molto più adatte a gestire il potere successivamente. Prima di arrivare al suo nuovo incarico è necessario rendersi conto di come i bolscevichi capiscano che in effetti un problema femminile esiste. Ne è testimone non solo il fatto che i bolscevichi concedono diritti civili alle donne, il matrimonio civile, la possibilità di riconoscere figli fuori dal matrimonio, il divorzio, ma creano una sezione apposita del partito bolscevico dedicata ai problemi femminili. Appunto la sezione femminile, in russo «Genotdiel», di cui si occupa Ines Armand a partire dal 1919. Il lavoro di Ines presso lo «Genotdiel» parte da una sua idea molto precisa. Sotto il capitalismo le donne erano sottoposte a una doppia schiavitù. In fabbrica erano schiave del padrone e a casa erano schiave del marito. Compito del Partito Comunista è liberarle da entrambe le forme di schiavitù. Lo Genotdiel quindi si occupa di creare le condizioni perché le donne abbiano quella vita migliore che tanto propaganda in essa nei suoi articoli. Funzione dello Genotdiel è appunto di coinvolgere le donne nella vita del partito, nel lavoro, al fronte, tramite anche una capillare di opera di propaganda. Tra i tentativi invece infruttuosi ci sarà quello di, diciamo, esportare i concetti, le conquiste della rivoluzione nel mondo contadino. Ecco lì proprio la società patriarcale si dimostrerà impermeabile alle conquiste della rivoluzione. Naturalmente sto parlando dal punto di vista di Ines e dei bolscevichi. Il lavoro immenso che Ines fa per lo Genotdiel, lavoro organizzativo, lavoro propagandistico, purtroppo ne deteriora la salute, assieme alle difficili condizioni di vita dovute alla guerra civile. Siamo in un periodo in cui è molto difficile procurarsi il cibo sia a Pietroburgo, sia a Mosca, sia nel resto della Russia. Nell'estate del 1920, su suggerimento di Lenin, Ines parte per il Caucaso, per la città di Kislovodsk, dove dovrebbe curarsi dalle sue malattie. È una città termale, Kislovodsk. Parte il 22 agosto. Le cose non andranno così. Già il 16 settembre Ines dovrà evacuare la città di Kislovodsk a causa dell'avvicinarsi di truppe controrivoluzionarie. Di lì a pochi giorni morirà, probabilmente a causa di un'infezione alimentare. Ancora pochi giorni dopo le verranno tributati presso il Cremlino funerali solenni con la partecipazione dell'orchestra del Teatro Bolshoi.